Scaiti Lice Grado, qui a Monfalcone a Promomare con Flavio Crivellari che ci presenta la sua idea della litoranea veneta giuliana. Buongiorno Flavio, quindi raccontaci un pochino cos'è questa litoranea veneta giuliana. Buongiorno a tutti. Allora, la litoranea è un'idrovia che collega la laguna di Venezia con la fossa del fiume Isonzo. È costituita da un sistema di canali artificiali che sfruttano sia i corsi d'acqua sia le lagune. Bene, ma un po' come ti è nata questa idea di fare questo viaggio? Allora, l'idea è nata un po' dal sentire sempre parlare di questa litoranea. Quindi, sempre parlare di litoranea, bisogna rivalutarla, bisogna fare qualcosa per farla conoscere. Quindi mi sono deciso io, di fare questa iniziativa proprio per dare un input a farla conoscere. Con quale mezzo pensi di affrontare questa originale avventura? Allora, questa avventura la farò con il SUP, che per chi non lo conosce è una tavola da surf un po' più lunga e per muoversi bisogna stare in piedi e spostarsi e usare una pagaia. A chi sarebbe adatto questo percorso? Spero non solo esclusivamente agli atleti. Allora, chiaramente questo percorso è adatto un po' a tutti, perché durante i tragitti ci sono diversi punti di attracco, quindi uno può fermarsi a ristorarsi, può fermarsi a riposarsi, può fermarsi anche a vedere cosa è l'ambiente che ha intorno. Quando è che hai intenzione di partire? Allora, la partenza è prevista per il 25 giugno. Partirò dalla Conca del Cavallino, vicino Jesolo, e l'arrivo sarà previsto nella spiaggia di Marina Giulia a Monfalcone. Il viaggio sarà completamente in solitaria, in autosufficienza sia idrica che alimentare. Questa è un'idea fine a sé stante oppure può avere dei risvolti futuri? No, naturalmente questa qua è un viaggio che vuole avere poi degli obiettivi, diciamo, post. Quindi significa creare una rete di itinerari navigabili, percorribili un po' da tutti, che abbia anche delle dettagliate informazioni turistiche, e poi promuovere naturalmente la pratica del SUP come mezzo di trasporto ecologico e silenzioso. Ringraziamo Flavio Crivellari per questa partecipazione e lo salutiamo augurandogli buona fortuna. Grazie a tutti voi.